Oggi analizziamo un'altra caratteristica del suono, l'intensità. L'intensità è una caratteristica molto concreta, molto vicino a noi, molto utilizzata. Insomma, se uno dice forte o piano, che sono i due estremi di questa caratteristica, tutti noi abbiamo ben chiaro cosa significa. Ricordiamoci sempre che ogni tanto confondiamo questi due termini, che forte molto spesso lo usiamo per la velocità, così come anche il piano, mentre suono la forza del suono, la potenza del suono, il volume del suono. È una caratteristica estremamente verificabile, misurabile. L'unità di misura è il decibel, quindi io posso, con strumenti opportuni, valutare esattamente quanto è l'intensità di un suono, di un rumore, quindi di una vibrazione. Mantenendoci su questo filone scientifico, insomma, analizzandolo dal punto di vista dell'acustica, della scienza che analizza proprio la vibrazione, possiamo mettere anche in evidenza un altro aspetto: come si presenta da un punto di vista grafico la differente intensità di una vibrazione, di un suono, di una voce. Varia l'ampiezza della vibrazione. Allora, l'ampiezza della vibrazione, per renderla più chiara, direi che può essere utile proprio fare un esempio visivo. Io adesso vi faccio vedere la mia voce rappresentata con una frase brevissima da un programma che analizza proprio e mette in evidenza quello che è il mio tracciato dal punto di vista della vibrazione. Qui vedete proprio questo brevissimo pezzettino con la mia voce che parla a voi in un altro video in un modo molto normale, così come sto parlando adesso a voi, quindi con questa intensità. Per rendere ancora più chiaro, sono proprio 3 secondi, sentiamolo. Credo che sia stato un esempio estremamente esplicito. A questo punto abbiamo visto che ciò che io riproduco come voce ha questo tracciato. Cosa succede se io aumento l'intensità? Se lo rendo tutto più forte, cosa cambia in questo tracciato? È esattamente la stessa frase, lo stesso momento, ma in questo caso ecco che il tracciato cambia e vi faccio sentire anche l'effetto audio. Credo che sia stato un esempio estremamente esplicito. La variazione proprio in questo caso dell'ampiezza è quello che si vede in un tracciato. Noi sentiamo la differente potenza del suono. Ecco, qui questa variazione, questa ampiezza è quella che può avere degli effetti anche piuttosto pesanti su quello che è il nostro udito. Allora, ricordatevi che proprio questa ampiezza, questa variazione, se esagerata, se prolungata nel tempo, che può creare dei danni al timpano, alla nostra membrana, che è una membrana elastica, sì. Ma se sollecitata con potenze notevoli e per molto tempo può creare dei danni, quello che poi noi verifichiamo spesso e volentieri nella nostra società come inquinamento acustico. Quindi ci sono proprio delle tabelle e dei grafici che danno delle indicazioni ben chiare di fino a che punto il nostro orecchio percepisce tranquillamente queste vibrazioni. E quando queste vibrazioni possono creare degli effetti piuttosto pesanti, anche di magari solo irritabilità, ma poi anche dei danni proprio di lacerazioni o di mancanza di elasticità, fino ad arrivare, vabbè, a casi estremi di lacerazione proprio e quindi di danni perenni all'udito. Adesso, senza farla troppo tragica, però mi raccomando, rispettate sempre le vostre orecchie e se potete rispettate anche quelle altrui, che ogni tanto ci scappa magari di non ricordarci che intorno a noi ci sono anche altre orecchie. Adesso passiamo però da un punto di vista più prettamente musicale, da un punto di vista dell'ascolto di questa caratteristica del suono. Cosa usa un compositore per indicare quale intensità e come la usa? A seconda ovviamente del brano, del tipo, della finalità di questo brano. Allora, cosa usa? Sono i simboli dell'intensità. Inserisce
delle lettere o delle forcelle, che abbiamo già visto questi simboli. Allora, le lettere sono ovviamente molto immediate, perché danno riferimento del forte, F del P, piano con la P e tutte le variazioni che ci possono essere. Le forcelle sono questi grafici che danno il crescendo, ovviamente il diminuendo graduale. E poi è l'esecutore che deve eseguire ciò che il compositore ha scritto. E qui ovviamente entriamo nell'ambito anche personale, cioè uno si può chiedere: ma quanto è forte un forte? Quanto è piano un piano? Qui adesso iniziano tante variabili. Il compositore ha perfettamente chiaro quanto forte voleva quel pezzo, quel momento. Un esecutore, ecco, l'esecutore deve soffermarsi anche a pensare in che periodo è stato composto questo brano. Qual è il genere anche di questo brano? E di conseguenza anche adattare a queste conoscenze, che sono fondamentali. Se parliamo di un periodo antico, sia le tecniche strumentali che proprio quella che era l'analisi e le possibilità di scelte anche strumentali, erano ovviamente più limitate che, non so, alla fine dell'Ottocento. E di conseguenza ci dobbiamo proprio mettere anche, soffermarci su questo aspetto dell'analisi della conoscenza storica. E poi c'è l'indole personale. Se un brano io lo sento di più, lo trasmetto di più, do più sfumature e colori. Direi che adesso è il momento di smetterla di parlare e di fare degli esempi. Vediamolo proprio, questo confronto, come cambia l'intensità a seconda dei periodi. Facciamo due esempi. Prendiamo un periodo e un genere musicale. Analizziamo un brano di Vivaldi, sapete del periodo barocco, e lo analizziamo in un momento particolare, dell'inizio del Gloria di Vivaldi, quindi una composizione sacra. In questi due brani che vi prenderò, adesso iniziamo con questo. Vi metto più in evidenza le sonorità un po' forti, così forse è ancora più evidenti. Come tratta queste sonorità in questo contesto Vivaldi? Lo vediamo e lo sentiamo in un modo più diretto possibile con un esempio. Inizio del Gloria di Vivaldi. Adesso sentiremo il finale di Quadri di un'esposizione nella versione orchestrata da Ravel, quindi la composizione originale di Modest Mussorgsky, e questa è la versione orchestrata da Maurice Ravel, il pezzo finale, la grande porta di Kiev. E in questo caso siamo nella seconda metà dell'Ottocento, una massa strumentale notevolmente numerosa e quindi le sonorità ovviamente saranno sempre, come vi ho detto, più sul forte, in un altro contesto, in un altro periodo.
lascio con un consiglio. Vi consiglio di ascoltare un altro brano. Un brano conosciuto, estremamente coinvolgente, conosciuto sì, e che gioca molto anche sull'intensità, non solo, ma nettamente sull'intensità. Prima di dirvi qual è il brano e a cui farò riferimento con delle schermate finali, è un brano che si divide proprio in tre parti ben distinte, un inizio forte e breve, una parte centrale piano, e la parte conclusiva, forte, fortissimo e con anche un crescendo conclusivo. Quindi esempio perfetto per chiudere questo argomento. Vi metto due schermate adesso con due, poi sceglierete voi, se sentirle tutte e due, cosa che vi consiglio per scegliere poi, o una delle due. Una è sicuramente, diciamo, più gradevole d'aspetto, a colori, molto 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 ricca. L'altra è un po' più datata, in bianco e nero, di un po' di decenni fa, ma in sala Karl Orff, l'autore. E di conseguenza il direttore Muti è una, si pensa e si può certo ipotizzare, una versione molto più corrispondente a quello che il compositore voleva. Il brano in questione è O Fortuna, dal Carmina Burana di Karl Orff. Alla prossima!